Un saluto a tutti i lettori di HD Blog e benvenuti alla video recensione di Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition. Con l'avvento di PlayStation 4 era lecito pensare al rilascio di un nuovo capitolo della saga Dynasty Warriors, creato ad hoc per l'occasione. Gli sviluppatori di Hunger Force hanno però deciso di riprendere Dynasty Warriors 8 e rivisitare il codice, in modo da sfruttare al meglio l'hardware della nuova console di casa Sony. Nasce quindi Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition, episodio impreziosito però da alcune sfaccettature realizzate appositamente per l'occasione. Il background narrativo non si discosta da quanto visto nella versione PlayStation 3 e Xbox 360. Il giocatore dovrà quindi cercare di unire i tre regni presenti in Cina sotto un'unica bandiera, il tutto ovviamente scandito da sanguinose battaglie e schiere di innumerevoli soldati pronte per essere falciate. Niente di nuovo quindi all'orizzonte. La longevità di gioco è però impreziosita dalla presenza della campagna di Lu Bu, la quale durerà diverse ore. Ci troviamo di fronte comunque ad un titolo appartenente al genere Musou, quindi sarà necessario azzerare la materia grigia e lasciarsi andare nella distruzione più totale. Falciare le schiere di soldati nemici, infatti, è l'obiettivo principale, il tutto senza porre intervalli di alcun genere o tipologia. Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition ha ben poco da dire. Il giocatore si troverà ad assimilare un gameplay consolidato nel tempo e basato sulla concatenazione di combo grazie alla presenza di attacchi leggeri e pesanti. Sfruttare il cervello non è certo la prerogativa dei Musou. Il giocatore dovrà quindi premere insistentemente sul proprio pad in modo da attivare quanti più colpi possibili, allo scopo di eliminare i cattivi che si frappongono tra noi e la conquista del territorio. Dynasty Warriors Extreme Legends Complete Edition non porta nulla di nuovo al genere. Eliminare ogni personaggio che si muove sullo schermo è l'obiettivo principale dell'intera esperienza. Il tutto condito da missioni particolarmente lunghe, soprattutto se si decide di ripulire il territorio da tutti i nemici. Certo, non pensiate di poter dedicare 20 minuti per una partita. Gli obiettivi da portare a casa richiedono tempo e molta pazienza. Il comparto tecnico è senza dubbio il fiore all'occhiello di questo nuovo capitolo sviluppato da Omega Force, anche se purtroppo non privo di difetti causati dal codice sorgente. Ottimo il numero di poligoni presenti sullo schermo, in grado davvero di definire al meglio sia i personaggi principali che le armature indossate. Le ambientazioni risultano però scarne e poco rifinite, e la possibilità di interagire con tutto ciò che ci circonda è ridotto ai minimi termini. Anfore da rompere e scatole da fare a pezzi sono gli unici oggetti che troverete sul vostro cammino, peraltro davvero mal realizzate. Osservando i fondali ci si accorgerà presto di un fastidioso effetto sfocatura, mentre abbiamo storto il naso sulla totale assenza di ripiegare su una qualsiasi strategia di base per eliminare gli avversari. Basterà infatti premere in maniera ignorante sui pulsanti per sbaragliare ogni genere di nemico. Ci troviamo di fronte a difetti che da sempre affliggono la saga, quasi intrinsechi al genere Musou. Ottimo comunque il frame rate, davvero granitico e in grado di garantire un'esperienza perennemente fluida. Niente da aggiungere sul fronte audio, ottimo come sempre e in grado di sposarsi perfettamente con lo stile di gioco. Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition è un porting dell'ultimo capitolo della celebre serie. Titolo che in effetti non porta a nulla di davvero innovativo alla saga, ma ripropone per l'ennesima volta le stesse meccaniche di gioco. Anche dal punto di vista tecnico, il gioco si porta dietro i classici difetti della saga, anche se questa volta si può contare su un titolo completamente privo di rallentamenti, a differenza della versione Xbox 360 afflitta da incredibili problemi tecnici. Il prodotto di Omega Force è comunque il migliore esponente del genere, di conseguenza gli amanti dei Musou farebbero bene ad acquistarlo. Gli altri videogiocatori potrebbero comunque avvicinarsi al genere, ma devono tenere ben presente che si troveranno di fronte a un'avventura ripetitiva e poco profonda. Per questa video recensione è tutto e ci vediamo sulle pagine di games.hdblog.it. Ciao ciao!